Ti piace qua? Bello qua. Facciamo pure la luce giusta, ma so. Guarda. Guarda un po'. È bello, no? No? Mi piace. Oggi vi ho portato nella ridente Latina. Che cazzo sono venuti a fare? Faccio come il cicalone, muovo, porto in giro per le città così che fate il cazzo. No, sto scherzando. Siamo a Latina con un rapper de Napoli, così, per fare una cosa. Allora, nell'ultima puntata abbiamo fatto una puntata con Tode Polaroid e ci aveva consigliato di fare due chiacchiere con un ragazzo che si chiamava Capush. Bella ragazzi. Come rispetto e fa. Rada ma sono troppo smart. Poi ci sono per cato. Sando fine in coppi sport. Stanzi vado in da chat. E quindi io mi sono fidato di quello che diceva Antò, sono andato a sentire un po' di musica di sto ragazzo, quindi ho visto che è un ragazzo valido. E quindi ecco qua, famo due chiacchiere con Capush e ci spiegherà un pochetto gli è uscito Mon EP. Quindi questa sarà una puntata un po', diciamo, promozionale. Dai, così. Dai, sì. Una promo. Una promo, sì. Una marchetta. È normale, dopo ci dai anche quello che ci devi. Sono le 5 piotte che volevamo a puntata. Per una pound l'ultima volta. Vabbè, con te faccio euro, dai, su. Antò c'ha più successo, gli potevo chiedere 500 pound, tu ancora euro, va bene. Ok. Vabbè, quindi raccontaci chi sei, per chi te conosce. Allora, io sono Capush, sono di Miano, che è un quartiere della periferia nord di Napoli. Il mio ultimo EP si chiama 80-145. Che è praticamente il cap della nostra zona, no, Miano Piscinola, Chiaiano, Scampia. Miano, Piscinola, Chiaiano, Scampia e Marianella, anche Marianella, sì. Quindi pure il quartiere di Antonio. Di Antonio, sì. Comprende questa zona con questo cap. Quante tracce sono? Sono 6 tracce. Praticamente. In ognuna io cerco di trasmettere sempre un qualcosa. Che... Meno male, perché sennò. Perché sennò stai perdendo tempo. Sì, ci sta. Diciamo che lo scopo dovrebbe essere quello. E vabbè, oggi non è sempre così, lo sai meglio di me. Lo scopo non è. Non è così scontato come sembra, magari. Vabbè, come io diciamo, parliamo dell'EP, io l'ho sentito. È molto drill. Sì. È molto drill. Quindi se vi piace, se siete amanti del genere. Lo troverete, sicuramente è un prodotto molto interessante. Per me che sono un po' più vecchiotto, la drill è comunque una cosa nuova, cioè, un approccio nuovo al rap. E se dico, di tutti gli stili nuovi che ci stanno, è quello che preferisco. Perché a me pare che è quello che ci si avvicina di più all'hardcore vecchio, come piaceva a me, insomma. Sì, vabbè, perché comunque sono contento aggressivo. Che i Pischelli stanno prendendo quella direzione della drill e hanno abbandonato un po' quella della trap, perché era proprio rotto il cazzo, non si poteva più. C'è troppa roba melodica magari. No, ti dico, se hai fatto un EP trap oggi non parlavamo del EP. Ah, ok, vabbè. Te lo dico proprio sinceramente, perché poteva essere anche il migliore EP del mondo, io non gliela faccio proprio. No, è ovvio. Non la faccio, là davvero mi dia 500 euro. Vabbè, io ho visto che Entote sponsorizza molto, quindi sì. siete amici da tanto tempo. Sì, siamo molto amici, io e Antonio. Infatti, ma diciamo oltre prima di essere amici, tu ci sei riuscito a rimanerci. Esattamente. Scusate, questa è una cosa nostra, mia, fra me e lui Antò. Ti ripeto, io prima di essere amico di Antonio, da ragazzino l'ascoltavo. Ho iniziato grazie ai testi di Antonio e Luca, io. Cioè, penso come tre quarti. Cioè, ma siamo. Penso tutta la mia generazione. La tua generazione tutta. Quella mia no, perché comunque c'era la famiglia. E quindi. Però sì, diciamo che la generazione tua possiamo dire. Penso tutta la mia generazione, i papà della nostra generazione a Napoli. Chi la ammette è bugiardo. No, come si dice, metà e l'altra metà se ne ammette bugiarda, quindi. Esattamente, esattamente. Anche perché. Ti ho detto, loro, ti dissi già l'ultima volta, tu quando ti affacciavi magari potevi vedere le loro canzoni, perché loro ti descrivevano proprio il contesto nel minimo dettaglio.
No, sì, no, io ho detto proprio una puntata con te, ho detto comunque erano stati i primi forse a parlare di borgate, periferie, E diciamo, in io chiave. penso che tutto nasca da lì, quindi prima di essere amico per me è un idolo, Dico, l'ha quello aiutato lui rimane. sulla creazione di Ste P oppure tutta farina del sacco Non mi ha aiutato per questa tuo? P, io l'ho fatto sentire già finito, ho fatto sentire qualche Sì, traccia. ho visto che te l'ha sponsorizzato pure, quindi vuol dire. Però già l'avevo finito quando io l'ho fatto sentire, anche perché. Ti dico la verità, io non parlo proprio tantissimo di musica con Vabbè, Antonio, se siete amici è per più altre cose. un rapporto, cioè andiamoci a prendere una birra, ce la beviamo, magari chiacchieriamo, del più e del meno. Torniamo sull'EP che abbiamo sentito oggi. I feat sono? Li vogliamo dire? C'è solo un feat, Che è soltanto uno, Murzette. 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 Murzette, Mi è sì, incazzato di io, Salerno, un nato qui. grande saluto a Murzette Grande a perché è. Murzette e pure a quell'altro che canta con È lui. un Eh ragazzo serissimo, disponibilissimo, oltre ad sì, essere veramente, lasciuto. veramente forte. Scusate, hanno Sì. urtato, si è sentito pure in camera. Vabbè, pure No, art. sì. Come non stiamo per strada, ragazzi. Succede, però Dio Esattamente. benedica. Insomma, Esattamente. Murzette, oltre ad essere un grandissimo artista che comunque ha fatto molte cose importanti nella sua carriera. sì, ti ripeto, io ho Per visto Salerno comunque è con stato. Bandog, ne parlavamo oggi, quindi comunque pure loro insomma in campagna hanno rappresentato, penso. Se ne parli per Salerno comunque Sì, io è so che a voi vi rispettatissimo. piace fare la scissione, se ne parli a Salerno, no? No, no, vabbè, anche a No, Napoli lo dico in conoscono campagna, io tanto. faccio la campagna, la faccio tutta unita. No, ne facciamo un po' di Lo so divisione, che voi fate però no, divisione. no con frate Murzetta, Però che siamo chi mi fratelli. vede dall'esterno, È strano, fa strano. la scena di giù, la assimila, no? Vabbè, come Ti te per faccio un esempio, esempio. per noi da Roma, vedere Rocco Hunt, io lo assimilavo alla scena napoletana, se tu mi dicevi, sì, lo Eh so che quella è no, di Salerno, è di Salerno. lo so, però questa è la distinzione che È come facevate se io più ti voi. dico Roma e Frosinone, stessa cosa. No, sì, lo so. Sì, no, ma c'era, io capisco perfettamente, mi darebbe fa. Esatto, Frosinone e Lazio, sì, la stessa. Qua andiamo a pelare grandi discorsi, ragazzi, sta pure a giocare a Roma adesso. Eh no, praticamente ti ho detto, lui è molto bravo, oltre ad essere un grandissimo No, a artista me per piace, ma a parte me, gli scherzi ho sentiti, è valido, molto valido. oltre ad essere un grande artista per me, è anche un grande amico perché anche umanamente lui c'è, ogni giorno mi contatta, come stai? Magari con l'esperienza che ha dice. Bru, ti piace sto pezzo? Cioè, io dico, all'inizio facevo, ma che cazzo sei che ti devo dire se mi piace il pezzo tu? Vabbè, no, però è vero, guarda, dica la verità, Però. io pure sono vecchietto e spesso e volentieri dopo di Jimmy che sta là. Come faccio i provini? Io ho la fissa, esco da studio, li mando a tutti gli amici miei. È bello, mi piace il confronto, Il per provino esempio. proprio grezzo, appena registrato. Che mi piace, le prime persone a cui io fa sentire la roba mia, me ne esco, sono amici, frate. No, a me piace il confronto. A me sinceramente, sono arte e sono contento io, sono contenti gli amici miei, poi se sono contenti pure gli altri, bene, sono sti cazzi, devo dire la verità. Sì. Però vabbè, questo è il mio ragionamento che è anticarriera, infatti te cercate non fa mai come fa Zingaro, fai sempre il contrario di Ah quello che sì? faccio io, sempre il contrario. Ci sta, ci sta. Io faccio una cosa, tu fai l'esatto contrario, andrai sempre bene. Vabbè, tipo pubblicare sempre sullo stesso canale YouTube. Bravo. Adesso ti ho Ok. fatto vedere quello che non si fa. Prima Zingaro oggi ti ho fatto una lezione su quello che non si fa. Caricare, che ne so, 20 video su 20 canali diversi di YouTube. Tipo. Aprire 10 profili Instagram e chiuderlo ogni anno perché ti parte la brocca. Ecco, queste sono tutte le cose che devi fare. Io ci ho arrivato a 40 anni, te sei ancora più giovane, arriva, che può essere due soldi, ci fai. Comunque, più che altro in questo EP io voglio, diciamo, mandare. Mi piace proprio rappresentare l'appartenenza. Sì, ho Cioè, sentito, ma a per. parte diciamo, è tutto in dialetto, Sì. ok? Quindi è una cosa che va detta a chi poi lo dovrà ascoltare, Sì, giusto? tutto. Innanzitutto dove lo trovano, diglielo così. Su Spotify, su YouTube, su Apple Music, su tutti i digital stores è Mastro, se disponibile. può mettere il link poi Sì. sotto, allora vi mettiamo il link in descrizione del video, tech, Mastro, come sono Su tecnico. YouTube potete trovare tre video ufficiali e tre lyric video, Quindi ha praticamente. fatto il video praticamente a tutte le tracce, sono sei, praticamente.
Sì. Fatto tutto a sé. Ha fatto bene, ormai si fa, ha fatto bene. E vabbè, stiamo ballando, balliamo, arrivati a un certo punto. Vuoi arrivare l'estate, lo suonerai? Stiamo vedendo, spero di sì, bro. Logicamente noi lo facciamo per quello. Io vorrei suonare. Se me lo fanno suonare, io suono. Quindi... Vabbè, comunque anche l'estate io penso sia più facile, no? Pure giù c'è un bel movimento di live, no? Sì, sì, dovrebbe esserci più possibilità. E io penso pure partire, piano piano, non apri i concerti. Sì. Sono cose che mo i Pischelli mi piace fa, i Niambozza fa. Però è una cosa che hanno fatto tutti e che va fatta, che è importante. Sì, no, una volta che apri un concerto a un artista diverso, comunque fai sentire la musica tua. Sì. Ha un pubblico diverso e tu ogni volta voglia di che non è vero, è così. Ogni volta che andrai via dal live, se hai fatto un bel live, ti porti a casa un po' di... Sì, una fetta di quel pubblico. Sì. No, e alla fine sì. Quindi, alla fine è così. No, perché l'antipischelli adesso... Ma io penso che l'obiettivo finale è quello. L'apertura di un concerto a qualcuno, sai, vivono come... No, ce lo va per nome Locandina con lui, capito? Ma no, l'obiettivo però... ultimo dovrebbe essere quello, cioè di suonare. Esatto, no, dovrebbe essere suonare il più possibile. No. Cioè, perché? Dovrebbe essere proprio l'obiettivo principale. Cioè, secondo me. Ma che sei matto? Ma penso pure secondo te. Ma che sei matto? Io penso che lo scopo finale del rapper deve essere live. È il punto finale, il punto d'arrivo proprio del lavoro. Perché è tutto bello, bello lo studio, bello il video, bella baciurra, però... Ah, certo, di far live. Cioè, di far vedere che quello che hai fatto in studio poi sei te. È ovvio. Comunque io appunto con questo nome 80145 ho voluto rappresentare il quartiere pure, bro. E pure delle realtà magari che della gente guarda da fuori e magari si stranisce, giudica un po', ma magari non sa un ragazzo che percorso ha fatto, se ha visto solo quello nella vita e onestamente non ha avuto altre guide. Sì, no, quindi beh, sì, non è condannabile al 100%. È vero pure che ultimamente la situazione a Napoli è un po' condannabile perché fanno cattiva pubblicità per me tutti questi film, queste serie, queste cazzate che escono, non fanno un'ottima pubblicità. No, bro, però questa è una cosa sempre italiana perché... No, non fanno un'ottima pubblicità nella mentalità della gente, capito? Sì. Che poi la pubblicità la fanno perché quella è una serie famosa e tutto quanto, però poi la gente che fa? Comincia a associare il Pischello del quartiere a quello che ha visto su Gomorra, capito? Capito? E quindi se morissero tutti e non li umanizzano più, capito? Però il punto è, vedi in America quanti film sul Bronx hanno fatto? Lo so, fratello, ma non siamo in America, io dico sempre, noi siamo in Italia. Purtroppo, per fortuna, noi siamo in Italia, fratello. E appunto non è che ogni film sul Bronx hanno rotto le palle a dire no, non dovete girare il film qua, no, perché come, ci no, guardano come, così. Come no? Però ripeto, non si è una realtà, esiste o esiste. Cioè io preferisco che la raccontate voi, i rapper, che la raccontano i Pischelli che vivono nel quartiere, che la racconta Saviano, guardate di carità. Preferisco che la raccontate voi Napoli. Allora, poi io ti dico, a differenza di altri che sai, cioè ne ho reati, non ne ho mai fatti, giusto per tornare. Io pure sta cosa, non penso che sia un obbligo. No, dico, rap, io reati non ne ho mai fatti. A differenza di qualcuno che magari dice che io faccio, io dico. Sì. Capisci? Quindi. Però questa è la prima cosa, l'ho sempre detto, non è che c'è una skills obbligatoria. Anzi, se una vita uno riesce a campare una vita tranquillo senza che ci impicci e imbrogli. Ma... No, però cioè, comunque però succede, città, succede che vivendo in un quartiere del genere hai amici. Ma sì, ma poi la vita, lo storytelling è bello pure raccontare la vita di cioè, non saresti nel primo e nell'ultimo rapper che racconta la vita di qualcun altro. Capisci? Non in prima persona. Anche perché se tutti i rapper dovessero prima andare a fare le rapine, passare la galera e poi poter fare un disco, e ce ne sarebbero pochi, ce ne sarebbero cazzo. Alla fine sì. E tutti vecchi, porca troia. Però no, ecco, io pure uso pure uno slang abbastanza crudo, proprio perché cioè, quando tu ti vai a scontrare con la realtà, frate, ma è cruda oppure... La realtà cruda del quartiere, dai, sei vissuta te, sai, vive quello ma dico che proprio, fa lavoro. Come dico proprio la vita, nella realtà dei fatti, è cruda quando ti sputa le cose in faccia oppure... Ok, ti può far storcere il naso il linguaggio, quello che dico, lo slang, ma è proprio voluto, capi? Vabbè, io l'ho sentito, ripetere, il dialetto, me... io il rap in dialetto lo gradisco perché comunque so di idea che è lo slang della zona tua.
Sì. Uno chiama è quello che parlo tutti i giorni. Capito? Cioè, proprio per citarti Troisi, io penso vostro, in napoletano. Il vostro che è molto musicale, fate bene a usarlo. Cioè, io per dirti sento l'Elfo, che è un rapper che seguo da tempo. Conosco bene. Il rap in siciliano è molto più difficile. Siciliano è molto più difficile da rendere sì. Melodico e ritmico. Tutto più. Dipende poi dal palermitano catanese. Catanese. Lui ci riesce da paura. Però so che fatica molto di più di quanto potesse fare in Napoli. Cioè il napoletano è più facile. Dai, però penso che il palermitano è peggio del catanese. Sì, penso sia ancora più difficile. Penso sia ancora più difficile. Davvero? Che il palermitano è più. Sono quei dialetti che sono più difficili, Sì. È romano pure, lei fa lo romano, te lo dico io, non è una cosa, è un cascanere banale, non è facile, capito? Che quando parlando romanaccio è facile, fini in au, dai, ai, apri, a tu, au, niente, però, ho fatto i versi poi, capito? Sì, ma provo a fare rap in dialetto milanese. Vabbè, oddio, ci stanno i rapper che non c'hanno il dialetto, però hanno una cadenza spudorata, cioè tipo Fedez mica parla italiano. Ah, dice il cassetto, il tassello. No, non fa manco rap, se per questo. No, mica, quello mica italiano. A me quando mi fanno ridere, mi dicono voi romani burini, mortacci, non so, perché voi parlate italiano invece. Dante Alighieri. Vabbè, quattro cazzate stamattina. No, sì. Allora, ricorda il titolo un'altra volta? 80-145 è il titolo dell'album. Farai pure copie fisiche di questo coso? Sì, stiamo lavorando anche per le copie fisiche. Che vuoi fare? CD, che... vinili? Che vuoi fare? Boh, andiamo a fare vinili? No, per il momento faremo i dischi soltanto. I CD? Lo sai che non lo so, eh? Pensaci, perché... Secondo te, fai pure i vinili? Beh, boh, è tanto di moda. No, infatti i vinili EP97, comprate, vieni mortacci vostri, che ancora sono senza una lira, quindi cercate di comprare questi cazzo di vinili. Vorrei fare due vacanze quest'estate, ok? No, due. Fai un po' di soldi a Zingaro, mi raccomando. Se la merita la vacanza. I capelli lunghi fino a qua io prima, raga. Guardiamo. Ero biondo e con gli occhi azzurri prima. Guardiamo, pelato che ha barba. E, vabbè, no, io ti consiglio di fare pure i vinili, sì. Vabbè, quindi, ovviamente ti consiglio di vedere prima qual è l'engagement, no? Sulla sì. Gente. Ho detto giusto parola engagement, sì. Ma non ci ho messa così a casa. Infatti, freddo addosso. Ho freddo un volo. E poi ti consiglio io da vecchietto, ti consiglio di fare tanti live, tanti, pure quelli che ti sembreranno i più scrausi, che dici porco Dio, siamo 20 persone, falli, fratello, non li giudica, falli, perché è tutta esperienza e poi essere forte sul palco ci arrivi pure per queste cose. No, a me figurati, poi che posso andare con quattro amici, figurati. Allora, consiglio che te do, perché stanno tanti rischiali che ti ripeto, che sì. Hanno fatto tre canzoni in vita loro. Se ci parli ti dicono che sono rapper, che sono artisti, però non hanno mai fatto live. Fanno tre canzoni l'anno, quattro quando si scatenano proprio. Capito? A me lì mi viene da dire sì, vabbè, allora io sono astronauta se tu sei rapper. Perché una volta ho pensato ad andare alla NASA, ma vaffanculo. No, sì. Capito? Assolutamente. Quindi questo è il consiglio che ti do io da vecchiottolo. E progetti futuri? Progetti futuri, penso ci sarà una sorpresa. Proprio? Per il momento ancora no. No, ancora non ce l'ho in... non c'è un programma. Vabbè, mo' ho appena fatto questo, quindi... Pronti? Cioè, ho in programma un altro progetto che dovrebbe essere un mini EP di un'idea, di certa roba che mi è venuta, sempre abbastanza rappresentativa, sempre... Vediamo. Io sono sempre propenso alle nuove idee, se è una cosa interessante vieni qua e ce ne parli. No, sicuramente, però... Sei una cazzata, te ne stai a casa e è una cosa molto più, ancora più a napoletana, secondo me. Ah, ho capito. Okay, ci avevo messa la cucina, ci avevo buttato a mezzo pure. No, Poi ti faccio vedere. Vabbè. Poi ti faccio vedere. Un freddo bollo.
Poi faccio, riparte la telecamera spenta e ti spiego un po'. Vabbè, ragazzi, che vogliamo dire? Vogliamo dire qualcos'altro? No, più che altro, come tanti ragazzi, io vivo da alti e bassi e quindi in alcune delle canzoni, anche dell'EP, per la prima volta, perché da quando faccio rap io mai mi sono, diciamo, aperto a livello emotivo. Ah, era sempre stato un po' più da battaglia. Sì, magari mi mostravo quello cazzuto, quello che non c'aveva debolezze, qua qualcosa, qualche passano crepa. Passano pure anni, eh. Qualche crepa l'ho mostrata, si passano gli anni. E comunque. Lo dicevamo oggi in macchina, no? Uno si invecchia, ti cominci pure a sentire un po' un coglione. Io parlo per me. Quando faccio i testi un po' troppo spinti, mi sento un po' un coglione. E te lo dicevo oggi in macchina proprio, bravo, perché no? A un certo punto dico, sì, c'hai 32 anni, capo. Aspetta un attimo, fa pure qualcosa. No, poi è bello pure farsi conoscere da chi ti segue, da chi ti dovrà seguire, insomma. Ma più che altro pure far sentire un ragazzo che dice, anche io mi sento così, non sono solo, magari inconsapevolmente qualcuno lo aiuti. Cioè, la musica è pure terapia, secondo come me. Come no, quella penso sia la prima paga che ti arriverà. E poi spero che ti arriveranno pure. Quindi perché il mio obiettivo primo è quello proprio di toccarti emotivamente, di farti sentire e dopo quello che senti tu. Te rompa. E dopo te voglio toccare fisicamente. Dopo ti molesto. Vabbè ragazzi, allora sentitevi il disco Le Capusce, ridigli il titolo. Sì, 500 euro pure a voi. Di il titolo? 80-145, ragazzi. Vi lasciamo i link in descrizione e niente, ce l'ha consigliato un po'. E quindi poi nei commenti, dopo che vi siete sentiti le pice, ci dite se un po' ci aveva consigliato bene o ci aveva consigliato male. Bella per Polaroid. Bella per Polaroid. Polaroid. Che Polaroid? Bella per Polaroid. Il nome c'ha un senso. Anzi, spiego oggi una volta per tutte il nome del Polaroid. Perché la Polaroid è fissa nel momento, la Roip te lo fa scordare, quindi Polaroid. Bello.